Eccoci, bentornati su Go Games. Siamo su Zelda Tears of the Kingdom e in questo video andremo a vedere dove trovare lo scarabeo dorato e anche gli altri scarabei. Ci troviamo esattamente in questo punto qui. Faccio vedere bene la mappa dall'alto. Vicino c'è il sacrario di Ur-Sazum. E si trova proprio in questo punto qui, quindi vicino al laghetto, in mezzo a questi alberi qui, in mezzo a questa piccola foresta. E ci arrivate semplicemente da questo sacrario, scalate qualche parete, niente di difficilissimo, e arrivate in questo punto. Oppure, come al solito, vi lanciate dalla torre, o questa, la torre del grande altopiano Gerudo, oppure la torre del canyon Gerudo, e vi gettate qui. Dopodiché, prima di fare qualsiasi altra cosa, ci andiamo a mettere un set che ci aumenta la silenziosità. Per cui andiamo a indossare il set Iga, il primo che ho beccato. E da questo punto, quindi arrivando, troverete questa piccola salitina. Qui sarà pieno di Silentella, di Principessa Serena, è bellissimo da vedere, veramente. Guardate qua, uno spettacolo. E poi basterà guardare quell'albero lì. Vi faccio vedere con la scatta immagini. Quello è uno scarabeo dorato, qui ne troviamo addirittura due. Lì c'è l'altro scarabeo di cui ovviamente non ricordo il nome, e qui giù c'è l'altra varietà di scarabeo che servono ovviamente sia per fare delle pozioni sia per andare a potenziare le nostre armature. Quindi con il set silenziosità fate un salvataggio ovviamente prima di fare questa cosa, perché altrimenti se volano via poi dopo dovete insomma aspettare. Quindi abbiamo anche un altro pieno, incredibile, la prima volta che mi capita. E qui possiamo farmare tutti gli scarabei che vogliamo. Oltre a raccogliere anche un po' di briocarote, qui ce ne sono 4-5. Da qualche altra parte ce n'è qualcun'altra. E poi ci facciamo anche una bella scorpacciata di Silentella e Principessa Serena. Qui se ci venite la sera è molto più figo, eh? Molto molto più bello da vedere. Un altro punto in cui possiamo andare a farmare i nostri scarabei è in questo punto qui, nelle terre di Firone. Proprio qui. Per arrivarci molto semplice, a parte che qui abbiamo fatto anche una quest secondaria, per cui se avete seguito tutte le secondarie sul canale saprete già come arrivare, ma in caso contrario, da questo sacrario qui, sacrario di John Hook, vi mettete qui sul bordo, saltate con la paravela, arrivate tranquillamente in questo punto qui. E qui potrete trovare altri scarabei. Lì ce n'è un altro dorato, come potete vedere. Se ne possono trovare fino a 5 in realtà. Siamo stati un po' sfortunati stavolta. Fate attenzione, non correte, perché sennò poi comunque loro scappano. Anche su questo albero ce ne sono un altro paio di quelli blu. Ed eventualmente, comunque girando un pochino qua intorno a questo grande tronco, io adesso ho fatto scappare qualcosa, però trovate diversi altri esemplari di scarabei. Lì ce n'è uno verde. Quindi anche qui è una buona zona per farmare. Ripeto, stavolta siamo stati un po' sfortunati, ma normalmente se ne trovano diversi.
Dopodiché potete venire in qualsiasi stallaggio, parlare con Terry. Lui vi chiederà se può avere uno degli scarabei ai tanti, quindi quelli dorati che abbiamo trovato. Se noi lo scambiamo con lui, lui ci darà una pozione, semplicemente questo. E ogni giorno, quindi se andiamo a dormire, potremmo effettuare sempre questo scambio. Altrimenti possiamo cucinarli e utilizzando uno scarabeo aitante e per esempio una zanna di Boblin facciamo una pozione leva fatica. Utilizzando lo scarabeo spadaccino e un pezzo di mostro, va bene un pezzo di mostro qualsiasi, andiamo a fare una pozione rinforzante che ci aumenta appunto l'attacco. E con lo scarabeo corazzato andiamo a fare un'altra pozione che ci va ad aumentare la difesa, pozione scorza dura. Questo è l'utilizzo degli scarabei. Potete creare delle pozioni e volendo lo potete scambiare con Terry per avere un'altra pozione. Tutto questo, giovani, anche per questo video è tutto. Grazie mille e alla prossima.